Presidente Emanuele Stefanelli, grande giornata qua a Trieste, il Comitato regionale con i fatti è già da 2 anni che sta lavorando per il movimento femminile, prima l'aiuto e la spinta a creare la franchigia regionale femminile del Forum Iuli iscritta per il secondo anno consecutivo al campionato di Serie A e adesso con questi Open Day femminili siamo qua a Trieste. Come è iniziato questo progetto? Quanta la sensibilità da parte delle società regionali? Ma guarda, il progetto è nato seguendo l'idea che ha creato il Forum Iuli in parte, naturalmente, perché un conto è fare una prima squadra che dà risultati e dà un'immagine importantissima in Friulenza Giulia, ma dobbiamo anche creare il movimento che poi supporterà negli anni il progetto che è nato. Di conseguenza la FIRE, che ha appoggiato la nostra idea, ci ha permesso di fare questi 3 Open Day, uno a Trieste, uno a Udine e uno a Pordenone, naturalmente per distanze geografiche l'abbiamo gestiti, per reclutare le ragazze che possono provare a giocare questo sport meraviglioso che non è solo uno sport maschile, naturalmente. Oggi non solo le tesserate delle varie società regionali, ma anche ragazze nuove che vengono da altri sport o da altre realtà, come hai trovato i genitori, più che le ragazze, a scendere qui in campo con una palla ovale diversa da solito? Ma i genitori sono più curiosi delle ragazzine, diciamo, perché il genitore si avvicina a questo sport sporco, sembra, ma invece in realtà è pulitissimo sotto ogni punto di vista. Si avvicinano, vedono, vivono un movimento all'aria aperta. Oggi il cielo ci ha graziato anche che non piove, naturalmente qua a Trieste, e oggi specialmente a Trieste abbiamo le ragazzine della squadra di calcio femminile con cui abbiamo collaborato questo inverno in una serie di attività congiunte rugby calcio a Trieste. Alice Trevisan qui a Trieste per l'Open Day femminile organizzato dal Comitato Rugby regionale in collaborazione con Venjulia. Alice Trevisan che qui a Trieste hai iniziato a giocare, poi una carriera l'ha portata nella Serie A femminile nel Veneto a giocare e indossare la maglia della nazionale italiana. Intanto qual è l'emozione di ritornare in un campo da rugby con questo movimento femminile veramente attivissimo qua in regione? Beh, effettivamente era un po' che non bazzicavo per svariate ragioni, ma come dicevo le ragazze, le bambine prima, quando sei giocatrice di rugby lo sei sempre, anche quando smetti di giocare. È bello tornare proprio in questo campo dove ho iniziato col Venjulia ed è bello vedere bambine e ragazze appassionarsi a questo sport che ormai è praticato da un larghissimo numero di atlete in Italia, e ricordiamo che le ragazze hanno a livello di ranking sono posizionate benissimo, portano a casa grandi risultati, è un piacere vederle giocare ed è bello vedere tante bambine oggi qui presenti, ecco. Hai menzionato la nazionale italiana che sta veramente giocando ad altissimo livello, adesso impegnato nel World 15 in Sudafrica, ha già vinto 2 partite contro il Sudafrica proprio e contro il Giappone. Movimento femminile, com'era ai tuoi tempi? Che sembra chissà quanto tempo fa, ma pochi anni sono passati, ma veramente il cambiamento è stato epocale. Adesso il rugby femminile non è più uno stereotipo, non è più una sorpresa, ma è veramente una realtà e oggi la si sta vedendo su questi campi. Ma sì, io conto che ho iniziato nel 2008, le cose sono cambiate, si investe molto di più, c'è molta più professionalità, anche se ovviamente non parliamo di giocatrici professioniste, però la differenza in campo non si vede perché l'impegno è lo stesso, le società stanno investendo, la federazione ha investito. Ormai stereotipi sdoganati, è uno sport come un altro, anzi uno sport praticato all'aria aperta che quindi fa bene, uno sport che contribuisce a crearti un'identità e quindi insomma uno sport che accoglie personalità di diverso tipo, ti puoi sentire a casa, ti senti a casa, ti senti in famiglia e puoi essere veramente te stessa, e quindi fortemente lo consiglio e niente. E poi tu oggi non stai parlando solo da rugbista, ma tu per conto della WISP stai seguendo tutto il movimento femminile. Com'è questo movimento sportivo femminile? Dunque, io sono referente delle politiche di genere, diciamo che
c'è sempre tanto da fare, bisogna sempre assolutamente marcare il fatto che lo sport non ha genere, assolutamente, anzi lo sport abbatte qualsiasi tipo di discriminazione, e diciamo che il rugby è assolutamente uno degli sport più inclusivi che ci possa essere. E quindi niente, direi che di strada ce n'è ancora da fare, ma siamo ad un buon livello, insomma, ecco. Noi adesso ti lasciamo tranquilla con la tua famiglia, so che sei madre e quindi stai costruendo il tuo nido, ma attenzione, appena appena sarai un attimino più libera, il Forum Iuli, la franchigia regionale femminile che segue tutte le categorie femminili, ti chiamerà a darti una mano, aspettatelo. Ma volentieri, perché poi alla fine io qui mi sono sempre divertita nel campo, in campo, e quindi a disposizione, fra un po' di tempo però, fra un po' di ore, devo recuperare un po' di ore di sonno, ecco dai. Maurizio Buzzan, delegato per il femminile per il comitato rugby Friulenza Giulia, quanta soddisfazione a vedere che il seme buttato un anno e mezzo fa per quanto riguarda il movimento femminile sta crescendo con questa prima Open Day qui a Trieste. Ma direi che queste giornate sono dedicate esattamente con uno scopo fondamentale, quello di dare possibilità a tutte le ragazzine di avvicinarsi a questo mondo e quindi di conseguenza conoscere quello che è l'attività sportiva rugbyistica a livello femminile. Ricordiamoci che c'è il progetto Rugby per tutti, è diventato quindi un po' uno slogan nel cercare di coinvolgere più persone, comunque neofiti a questo sport qua. Le ragazze sono sicuramente, fanno parte di questo mondo, va sicuramente promossa l'attività in tutta la regione, in tutto a livello nazionale anche. 5 novembre si sposterà al campo della Rugby Udine in via del Maglio, una giornata poi che verrà ampliata nel pomeriggio per il concentramento del Triveneto per le categorie femminili under 14, 16 e under 18, e poi l'ultimo weekend di novembre a Pordenone in occasione dell'esordio della prima partita del campionato di Serie A del femminile del Forum Iuli, quindi un'altra grande festa che ci si aspetta per quanto riguarda il femminile. Femminile che forse si è capito come poterlo alimentare, perché in queste giornate sono aperte anche le iscrizioni, le prove gratuite per tutto il femminile. Come è nata questa idea, che riscontro si è trovato dalle società regionali? Beh, allora le società fino adesso hanno dato comunque la loro adesione a questo genere di attività che come comitato abbiamo cercato appunto di portare nelle tre sedi principali, coinvolgendo anche le società limitrofi a quelle che sono, diciamo, le tre province di Trieste, Udine e Pordenone. E sicuramente è importante che ci sia la massima divulgazione di tutto questo, proprio diciamo quello che una volta era promozione e sviluppo adesso è diventato promozione e partecipazione, proprio perché si vuole far sì che si incrementi più possibile questo genere di attività e questo genere, diciamo, di mettere a disposizione, grazie alle strutture delle società, la possibilità di provare tre giornate, tre open day che sicuramente hanno un fine, che è quello di cercare di fare più reclutamento possibile e portare le ragazzine a avere una palla di mano, una palla di rugby in mano. Quindi ci stiamo riuscendo. Nelle due occasioni di Udine e Pordenone appunto ci sarà anche un seguito proprio veramente dedicato, quindi chi avrà la possibilità di partecipare poi vedrà anche quello che è il proseguo. Quindi a Udine avremo le attività juniores che poi si svolgerà insieme anche appunto al Comitato Veneto, quindi ci sarà una partecipazione molto più ampia, e a Pordenone l'esordio delle nostre fantastiche ragazze del Forum Iuli che stanno crescendo, stanno facendo bene. A questo Open Day a Trieste, la fortuna, il piacere di trovare la capitana con le proprie compagne delle mamme mulze. Esatto. Non traduciamo in triestino cosa vuol dire mulze, non perché sia una parolaccia, ma perché poi una comincia a dire, perché c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, no? Quindi, allora, innanzitutto le mamme mulze cosa fanno? Allora, le mamme mulze nascono da un'idea straordinaria di Francesca qualche anno fa, sull'onda di una sfida che adesso non vi sto a raccontare. E, dopodiché abbiamo visto che questo gruppo di mamme
era talmente fantastico e ci piaceva talmente tanto giocare a rugby che già alla fine sono 7 anni che noi puntualmente il lunedì ci incontriamo e ci alleniamo. Io a Trieste 2 settimane fa per il touch, il tocco di Ade, ho trovato la squadra dei genitori, mamma e papà. Una mamma mi ha detto: beh, da quando gioco adesso capisco quanta fatica fa mia figlia, e mi dice anche, quando vado lì a spronarla, fa: provarci te, no? Voi cosa avete provato a scendere in campo? Beh, abbiamo provato tanta gioia e emozione. Poi eravamo anche noi al torneo al tocco di Ade. Come Mamme Mulze, l'unica squadra completamente al femminile, perché le altre squadre erano miste, anche i genitori. E ci siamo divertite, abbiamo mostrato che comunque siamo una squadra, abbiamo dei valori, e per cui tanta tanta emozione. Cosa vuol dire scendere in campo e provare le stesse sensazioni, discutere poi con i propri figli delle prestazioni loro in campo e mettersi in gioco? Io ho cominciato proprio per questo, perché volevo... insegnavo dei ragazzini e non capivo cosa volesse dire per loro buttarsi a terra, prendere colpi, afferrare. Tutto facile da dire: vai, prendilo, vai, fatti prendere, c'è un'altra sensazione. E rialzati poi. E rialzati e... sì, quello era il problema. Comunque sì, è stato molto importante per me personalmente, ma penso anche per tutte, proprio provare qual è la sensazione del contatto della, anche con il suolo, no? Con tutto. E quindi fondamentale parlare, sapere di cosa stai parlando. E questo è importante, molti educatori fanno i corsi ma non hanno mai provato a giocare, quindi non riescono a trasmettere, più che a trasmettere, a capire anche certi sacrifici, certi valori. Voi siete educatrici, come vi raffrontate? Calci in culo quando uno non si alza e vi dice: guarda che l'ho provato anch'io, o siete molto più mamme chiocce? No, io quest'anno alleno l'Under 12 e devo dire che sono un po' più grandi, ho studiato tanto per allenare l'Under 12, perché quest'anno ci sono le mischie, le touche, le rack, le contro rack, e diciamo che avendo fatto 2 partite così, con tutte queste cose dentro, io non sono per niente chioccia, io sono una molto rialzati veloce e andiamo avanti, sì, nel senso che... secondo me, cioè, insomma, si vede, i ragazzi giocano, però tante volte bisogna dargli lo sprono per andare avanti, per tirarsi su veloce, ma poi in campo le partite si vede, sono molto bravi i ragazzini, almeno quelli che alleno io sono veramente molto determinati e molto molto bravi, e diciamo che l'allenatore, se lo sprona nel modo giusto, il ragazzo reagisce nel modo giusto. Come vi sembra qua vedere tutte queste bambine, dalle più piccole alle più grandi, le seniores, ma soprattutto a queste nuove leve che si avvicinano, e cosa raccontate ai loro genitori soprattutto del perché fare rugby per una ragazza? Allora, sicuramente i genitori che ci vedono a nostra volta in campo a giocare hanno comunque una sensazione diversa da uno che sta fuori e dà solo delle indicazioni, no? Per cui ci mettiamo la faccia proprio per veicolare il messaggio che il rugby veramente è uno sport in cui le ragazzine, bisogna dire la verità, eccellono quasi sempre, no? Perché sono molto più, anche alla pari età dei maschietti, sono molto più organizzate, sono molto più ordinate, ascoltano, per cui i risultati poi quando... giocano insieme, è un piacere vederle, perché sono molto attente, sono molto più, e appunto con la nostra presenza vogliamo anche veicolare questo messaggio: il rugby non è uno sport da maschi, è uno sport per tutti, è uno sport che ti educa anche poi a comportarti in una certa maniera nel mondo reale, no? Al di fuori del campo. Ed è quello che noi principalmente facciamo, anche se qualche volta sgridiamo i bambini in campo, è per dargli l'educazione che magari in questo momento le scuole non la danno, non sono più carenti, perché per una miliardata di motivi, no? Per cui è una cosa importante per noi, e noi a nostra volta durante i nostri allenamenti proviamo a vedere quali sono le cose migliori da proporre poi ai ragazzini, no? Appunto, abbiamo un allenatore che è una
un'istituzione qui a Trieste e che è anche suo papà, tra le altre cose, il signor Tullio Salvador, che ogni lunedì si presta a insegnarci il rugby, tutto qua. Un passaggio bello importante, in questo momento in cui la società ha difficoltà a dare un'educazione ai ragazzi, in cui la scuola, i professori stessi, gli insegnanti subiscono una mancanza di educazione, i genitori stessi che non vengono neanche a chiedere scusa, ne sentiamo veramente quasi tutti i giorni, si dice rugby scuola di vita. Voi che riscontri avete dai ragazzi che seguite e dai genitori? Cambia qualche cosa nel comportamento a casa, nel comportamento della vita? Ma i ragazzi che abbiamo in campo sono tutti molto educati, devo dire la verità, almeno nel Rep Trieste difficilmente contrastano quello che diciamo noi, e devo dire che i genitori fuori dal campo non dicono una parola, quindi noi siamo molto determinati su questa cosa qua, nel senso che quello che dice l'allenatore si fa, come l'arbitro. In campo l'arbitro ha sempre ragione, e devo dire che i ragazzi reagiscono molto bene a questa cosa ci hanno fatto anche i complimenti. Dove giochiamo c'è una squadra di calcio e i calciatori ci hanno sempre fatto i complimenti per i nostri ragazzi, che salutano, portano sempre via le cose, sono ordinati, quindi devo dire che la disciplina nei nostri ragazzi è veramente molto valida, sono molto molto bravi. Sando Fortunato, tecnico del movimento femminile regionale, un'esperienza interessante prima di oggi qui a Trieste è stata la rappresentazione del movimento femminile al concentramento a Verona, la festa. Com'è stata questa giornata? Allora, Festa Gender è stata una festa per promuovere proprio questo movimento che cerca di includere tutte le situazioni. È stata una cosa bella perché è stata una festa a colori, specialmente per quanto riguarda tutto il discorso del mini rugby, cioè fino all'under 14, e tantissime ragazze, tantissimo divertimento e tantissima inclusione, perché era la parola magica, inclusione, quindi è stata veramente bellissima come esperienza, questo sì. Le ragazze regionali cosa hanno provato e quanto arricchite di cosa, di bagaglio sono ritornate da Verona? Allora, intanto hanno giocato con altre società, giustamente non avendo le squadre complete, quindi il regolamento prevede che si possano inserire in altre squadre, si sono divertite tantissimo e le squadre in cui le abbiamo inserite ci hanno chiesto di rifare le stesse squadre quando ci sarà il prossimo appuntamento, il 5 a Udine, quindi abbiamo già i cartellini pronti da prestare agli altri, perché giustamente sono state brave, inutile dire, stiamo lavorando bene, sono state brave, sono divertite e questo è l'importante, sono divertite. Oggi qui a Trieste com'è andata? Oggi qua a Trieste è stato un evento che serviva a farlo, perché abbiamo bisogno di incrementare il numero, di incrementare il movimento, di cercare di far crescere la situazione femminile, che ha bisogno di essere aiutata, ma da tutti, dalle società, dai genitori, dalle ragazze stesse che devono includere altre ragazze. Cioè, bisogna darsi una mossa. Qua oggi è stata una partenza per questo lavoro che secondo me porterà i suoi frutti, perché oggi qua, come abbiamo visto, c'era una quarantina, cinquantina di ragazze in tutto, togli quelle che giocano, una ventina di nuove, di ragazzette che non c'entrano niente, benissimo, la prossima volta non saranno 20, ce ne saranno 30, 40, ma è questo che deve funzionare, il passaparola, coinvolgere, perché il nostro sport, come tu sai Giancarlo, è bellissimo, quindi basta solo provarci che ti innamori, questo è quanto, secondo me. Ragazzine già tesserate, ragazzine nuove, ne abbiamo visto una che aveva paura a sporcarsi dei fang, poi alla fine è una di quelle che si è divertita di più. Qual è stata la loro esperienza a giocare insieme alle ragazze seniors della Serie A? Allora, secondo me, a parte bisogna ringraziare le ragazze seniors che sono, come dire, messo a disposizione di questa giornata, e quindi è stato veramente piacevole, ma anche per loro, perché comunque si rivedono negli anni passati, cioè questo è il bello di questo sport, no? Rivedersi. Le ragazzine piccole a un certo punto, come dici tu, erano molto titubanti, poi alla fine si rotolavano nel fango come dei porcellini, perché giustamente si divertono come è giusto che sia, perché bisogna divertirsi, è un gioco del rugby, quindi il gioco è per divertirsi, intanto si parte da lì, poi l'attività, quella giusta, quella cattiva, parte più su, si dice, no? Da lì intanto oggi sono divertite, questo sicuramente. Basta vedere le magliette come sono, che dovrai lavare oltretutto tu. Prossimo appuntamento il 5 novembre al Rugby Stadium di Udine. È una giornata molto ampia, perché dopo la mattinata dell'Open Day si replica quello fatto qua a Trieste. Ci sarà invece nel pomeriggio il concentramento triveneto per le categorie under 14, under 16 e 18.
che programma dobbiamo attenderci? Intanto sicuramente speriamo di avere tante ragazze a disposizione, ma ce ne saranno sicure. Avremo delle squadre quasi complete a livello rugby Udine, perché stiamo lavorando per quello, siamo quasi arrivati al dunque, e le ragazze sono combattive, quindi ci sarà sicuramente da divertirsi in campo, perché loro non si risparmiano mai, e basta, tanto divertimento, tanto gioco e tanto e crescita, perché le ragazze crescono esponenzialmente ogni allenamento si vede dei passi avanti. Ripeto, sono partite da zero, perché non avendo una squadra e delle società che comunque non allenavano nella maniera giusta, adesso stanno veramente progredendo ogni allenamento, hanno fatto gruppo, si sono unite, bellissimo.